Buonasera e ben ritrovati. La notte del 15 gennaio 2016, venerdì 15 gennaio 2016, a partire dalle ore 18 alle ore 24, sarà una notte speciale per tante città d'Italia e specialmente per i licei italiani della nostra nazione. Per quale motivo? Perché da parte del Ministero è stata emanata una direttiva nazionale per organizzare la Notte Nazionale del Liceo, un evento nato da un'idea del professor Rocco Schembra del liceo Gulli e Penisi di Acireale, che giunge alla seconda edizione con lo scopo di rilanciare l'attualità dell'antico e degli studi classici grazie al coinvolgimento di alcune centinaia di scuole dell'Italia. Bene, di questa iniziativa, la Notte Nazionale del Liceo, che torno a ripetere, si svolgerà venerdì 15 gennaio 2016, dalle ore 18 alle ore 24, sarà naturalmente celebrata anche a Caltagirone. E di questo ovviamente ne parliamo con i responsabili della scuola del liceo Secusio di Caltagirone, di un professore e di una studentessa giunta al quinto anno degli studi. Buonasera ai cortesi ospiti, ti voglio presentare il dirigente scolastico, dottoressa Concetta Mancuso, Buonasera. il professor Giacomo Mancuso, insegnante di latino e greco, e la studentessa Concetta Fargetta del quinto anno degli studi giunti. Benvenuti a questa nostra trasmissione proprio per discutere di questa notte nazionale. Una notte nazionale che sta a significare quindi un coinvolgimento globale del liceo attorno all'idea che è sorta dal professor Rocco Schembra di Acireale, del liceo di Acireale. Cosa sta a significare tutto questo coinvolgimento così generale, così massiccio, attorno ad un'idea sorta in periferia, se vogliamo? Certo, è molto significativo che sia stata proprio una scuola siciliana, una scuola di Acireale, il liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale, a concepire la notte nazionale del liceo classico, è questo il senso dell'iniziativa, e poi si è estesa a tante altre realtà scolastiche italiane. L'anno scorso alla prima edizione hanno aderito 150 scuole, quest'anno si sta raggiungendo la cifra di ben 300 scuole diffuse in tutto il Un'adesione territorio crescente. italiano. Un'adesione crescente, un momento molto importante per rilanciare una scuola, il liceo classico, che ha rappresentato la scuola italiana, la scuola in Italia non solo dal 1923 in poi, dalla riforma Gentile, ma ancor prima, è stata una scuola che si è sempre caratterizzata per aver accentuato gli aspetti umanistici della formazione. E purtroppo in questo periodo assistiamo invece ad una esasperazione di altri aspetti della formazione, quelli legati alla tecnologizzazione del sapere, alcuni aspetti legati alla esasperazione di elementi più economicistici, della scelta di scuole che erroneamente, dal mio punto di vista, si pensa possano dare un maggiore accesso al mondo del lavoro, e si sta misconoscendo l'importanza, la grandezza di una scuola classica che ha dato alla nostra nazione nei secoli un lustro e un livello qualitativo da un punto di vista culturale che è invidiato in tutto il mondo. Il nostro umanesimo, il nostro rinascimento, la nostra arte, la nostra storia ha proprio come substrato la cultura classica. Quindi la nostra classe dirigente, i nostri intellettuali si sono nutriti di cultura latina, di cultura greca, di cultura letteraria italiana. Oggi assistiamo a un interesse minore nei confronti di questo indirizzo di studio. Non parlo per il liceo classico di Caltagirone, ma in generale a livello nazionale si assiste a un decremento circa del 35% rispetto all'anno precedente. L'anno scorso si è avuto un calo di iscrizioni del 35% Ma nel può liceo anche influire per classico. caso il calo demografico che c'è a livello europeo?
verso l'accesso agli studi medi e medi superiori. Può avere una conseguenza anche questo fatto? Certamente ha delle influenze, però chiaramente non è semplicemente il calo demografico a determinare una diminuzione nella scelta del liceo classico, perché a fronte di una diminuzione degli iscritti al liceo classico ve n'è un'altra, cioè l'aumento delle iscrizioni al liceo, per esempio linguistico o altri indirizzi liceali. Si verifica una diminuzione degli iscritti negli istituti tecnici che non hanno un'identità molto caratterizzata in questa nuova riforma Gelmini e purtroppo per il liceo classico. Probabilmente si pensa che la cultura umanistica abbia fatto il suo tempo e che per accedere al mondo del lavoro siano necessarie altre competenze. Io invece ritengo che sia vero quanto magari si dice così genericamente, uno slogan che mi piace citare: chi ha studiato il greco antico può fare tutto nella vita. Cioè ormai la scuola non deve dare più nozioni di tipo contenutistico, ma deve formare la mentalità, deve permettere di acquisire un metodo di studio, di acquisire delle abilità cognitive che una solida formazione umanistica, anche uno studio approfondito del greco, del latino, ma anche della stessa matematica, non sono discipline che hanno un'utilità diretta. Quando si dice ma a che serve studiare matematica, a che serve studiare il greco, il latino, si può dire di ogni disciplina. Le discipline servono a formare il pensiero, servono ad insegnare a ragionare, a risolvere i problemi della vita quotidiana, ad applicare principi, teorie alle situazioni concrete. È un esercizio mentale faticoso, difficile, ma che abilita la mente a poter affrontare ogni tipo di studio universitario e ogni tipo di professione. Sappiamo, cioè lo constatiamo anche, ci sono dei dati statistici che sono relativi alla nostra scuola che ci ha dato l'Invalsi. I nostri studenti del liceo classico di Caltagirone riescono negli studi universitari in maniera significativamente superiore rispetto alla media nazionale, e ciò avviene in tutte le discipline. Paradossalmente i nostri alunni riescono meglio nelle discipline di tipo matematico-scientifico, poi anche in quelle giuridiche, anche in quelle sanitarie e anche in quelle letterarie. Abbiamo constatato il sistema formativo che si sono costruite attorno a materie anche umanistiche. Il liceo classico è una scuola veramente completa, soprattutto il nostro liceo classico di Caltagirone, che si avvale di una classe docente estremamente preparata, sia per quanto riguarda i docenti dell'area umanistica ma anche dell'area matematico-scientifica. La nostra scuola poi ha delle radici profonde. Certo. Noi abbiamo festeggiato l'anno scorso il 150° della fondazione della nostra scuola. La nostra scuola è dotata di strumenti di fisica, di una collezione di minerali e di fossili, di un erbario. Ciò significa che nel tempo la tradizione della scuola umanistica ha saputo coniugare perfettamente anche la cultura di carattere scientifico e di carattere matematico, e anche oggi i nostri professori continuano sulla stessa scia. Così come abbiamo moltissima attenzione verso la nostra biblioteca, che è ricchissima, abbiamo la stessa attenzione verso i laboratori di matematica, verso i laboratori di fisica e di scienze, che sono attrezzatissimi e sono all'avanguardia, e cerchiamo di equilibrare in maniera adeguata questi due elementi della formazione, che non vanno mai esasperati ed esaltati uno a discapito dell'altro. Nell'equilibrio c'è sempre la garanzia di una maggiore formazione per le generazioni odierne. La formazione è sempre un processo integrale che deve riguardare tutte le abilità intellettive e cognitive degli studenti. Professor Giacomo Mancuso, dicevamo, lei insegnante, docente di latino e di greco. Già la dottoressa Mancuso ci ha illustrato l'importanza decisiva in una società contemporanea pervasiva di tecnologia, spesso da immediatamente applicare ma non da agganciare ad uno sviluppo più generale del sistema economico e sociale italiano e internazionale.
Come reagiscono i ragazzi di fronte alle difficoltà che pone, voglio dire, lo studio del latino, del greco, in un mondo in cui la facilità si vuole, un approccio sempre più facile alla conoscenza? I ragazzi all'inizio non reagiscono positivamente, perché qui bisogna sfatare l'idea che al liceo classico si va per imparare il latino e il greco. È vero, ma ciò che lascia il liceo classico, il latino e il greco, lo scopo del liceo classico non è sicuramente che poi usciti dal liceo si ricordino le declinazioni, eccetera. Ma, come diceva la preside, il latino e il greco sono delle lingue che costituiscono degli strumenti formativi portentosi per la capacità che hanno di sviluppare lo spirito critico degli studenti, la flessibilità, la capacità di affrontare i problemi, sicuramente. Quindi è in una società come quella di oggi, che tende a privilegiare più l'aspetto tecnologico e più l'aspetto di capacità di tipo tecnico operativo, col rischio di formare dei meri esecutori di ordini o di istruzioni che poi mancano di una visione complessiva, di una visione d'insieme. E lo liceo classico, attraverso lo studio del latino e del greco e di tutte le discipline di contorno, della storia, la filosofia, fornisce proprio, sviluppa lo spirito critico, fornisce una capacità di affrontare i problemi in maniera flessibile e diventa un elemento, offre agli studenti un valore aggiunto in una società come quella di oggi, è molto complessa e in cui l'informazione corre molto velocemente. Informazione e innovazione. E innovazione, riesce a tenerci dietro. Ma soprattutto bisogna essere in grado di filtrare questa informazione e di leggere criticamente questa informazione, perché altrimenti si è in balia di scelte fatte da altri. Ecco, da questo punto di vista il liceo classico mette in grado l'individuo di affrontare, gli dà una flessibilità, una capacità di affrontare i problemi non indifferente. Poi c'è un altro elemento che spesso non si considera. Il liceo classico lo si considera una scuola che guarda verso il passato, mentre forse il futuro del nostro paese, che non dimentichiamolo, è un paese che possiede circa il 70% del patrimonio artistico mondiale. Parliamo di chiese, musei, parliamo di beni archivistici e bibliotecari. Il futuro forse dell'Italia è legato più che allo sviluppo di settori che arrancano, ad una valorizzazione di questo enorme patrimonio culturale. Ma perché questo patrimonio culturale venga valorizzato e diventa anche una fonte di profitto, è necessario che ci siano stuoli di persone competenti che sono in grado di conoscere, che conoscono le biblioteche, che conoscono le opere d'arte, che conoscono il territorio. Quindi una formazione come quella offerta dal liceo classico diventa particolarmente attuale. Eliminare il liceo classico, come ha detto qualcuno, sarebbe come, per noi italiani soprattutto, che veniamo dalla tradizione dell'umanesimo e del Rinascimento, come tagliare il ramo in realtà sul quale siamo seduti. Rischiamo di cadere per terra. E poi un altro elemento così di carattere storico: il liceo classico viene istituito nel 1859 con la famosa legge Casati, sul modello del ginnasio, cosa che non tutti sanno, del ginnasio prussiano, dove il greco venne introdotto e viene introdotto anche in Italia rispetto ad una tradizione che aveva privilegiato lo studio del latino come un elemento di modernizzazione, perché si riteneva che lo studio di una lingua così diversa servisse a formare, a far acquisire maggiore consapevolezza. Quindi paradossalmente, quando viene introdotto il greco nei licei italiani, lo si fa per dare un input, un impulso alla modernità. Poi il liceo Segusi ha una tradizione di tutto rispetto e sarebbe un peccato che questa tradizione si disperdesse. Ricordo solamente una cosa, che quando il nostro liceo venne istituito
Ciò non era possibile in base alla legge Casati, che prevedeva l'istituzione dei licei solamente nei capoluoghi di Capoluogo di provincia. provincia. Quindi per la Sicilia orientale nasce l'ospedalieri di Catania, e per i primi anni il liceo fu sostenuto finanziariamente ed economicamente, visto che a livello nazionale non era possibile, dal comune Di di Caltagirone. Caltagirone. Questa fu sicuramente una scelta lungimirante. Sarebbe un peccato Certo. disperdere un patrimonio così consistente e Così. così Sì. importante. Fargetta, Concetta Fargetta, quinto anno del liceo classico di Caltagirone. Questa esperienza, a tuo avviso, si coniuga con la modernità della quale parlavamo prima? Innovazione, informazione, velocità, sono simboli dell'era moderna. Assolutamente. Molti miei amici, parlando appunto di scuola, mi chiedono perché proprio il liceo classico. E dopo 5 anni che io sono cresciuta, ecco, al Secusio, mi viene onestamente molto facile rispondere a tale domanda. Perché io penso, ecco, che la formazione che il liceo classico offre è una formazione che dà all'alunno quelle che sono gli elementi fondamentali e che utili sia per un futuro universitario, ma anche per un futuro nel mondo del lavoro. Leggendo, ecco, i classici, i latini, i greci, la letteratura italiana, e attraverso, per esempio, i testi che i professori propongono in classe, suscitano quella che appunto i latini chiamavano curiositas, quindi la curiosità nella conoscenza, lo stimolo alla ricerca individuale e quindi lo sviluppo di competenze e di abilità che portano il singolo alunno proprio alla ricerca individuale di contenuti, di nozioni. E questo è fondamentale non solo per un futuro appunto universitario, ma anche nel mondo del lavoro. Io mi viene in mente, ecco, un libro che ho letto qualche mese fa di Massimo Recalcati, che è proprio L'ora di lezione, che parla dell'importanza della parola. Ecco, la parola che non deve essere soltanto un mezzo che noi utilizziamo per comunicare. Ma l'autore dice proprio che la parola, noi viviamo della parola, respiriamo nella parola. E io sono assolutamente d'accordo. I mezzi di comunicazione odierni sono basati sicuramente sulla parola, no? La comunicazione oggi è diventata una delle cose più importanti. Ebbene, l'ora di lezione al liceo classico ti fa respirare un incontro con l'ossigeno vivo, ecco, della parola. Quindi, a questo punto risulta semplice dire perché il liceo classico. I tuoi eroi omerici preferiti. Achille sicuramente, perché poi l'intraprendenza e il coraggio sono i valori dei giovani, no? Della gioventù, ma anche il richiamo al dovere di Enea, nell'Eneide, che lascia Didone per fondare Roma, per arrivare poi nel Lazio, ma perché no, la mia adolescenza, che poi è il periodo più importante nella vita, ecco, di un giovane, e adolescenza che si passa a scuola per la maggior parte del tempo, è stata guidata dalle poesie di Saffo, dall'invito a godere del momento di Orazio, ma anche dai festeggiamenti di Alceo attraverso il vino. Quindi la letteratura greca proprio, ecco, ho citato, la letteratura greca è fondamentale, è un Sì. arricchimento, proprio ritornare a casa con quella fame, quella sete di rileggere i testi per riprovare le stesse emozioni, che sono fondamentali nella vita di un adolescente, di un ragazzo che frequenta una scuola superiore. Molto chiaro, non c'è alcun dubbio. Dottoressa Mancuso, la serata sarà molto ricca di iniziative variegate nelle loro esplicitazioni, ma tutto all'interno tra le ore 18 e le ore 22 e 30. Come si articolerà la serata fondamentalmente? Sì,
Voglio premettere che la notte nazionale del liceo classico dal liceo Secusio di Caltagirone è vissuta anche come occasione per promuovere il nostro liceo. Infatti promuoveremo sia il liceo linguistico che il liceo classico. Abbiamo omesso la parola classico, l'abbiamo chiamato la notte del liceo, perché vuole costituire un momento di esposizione del meglio che la scuola riesce a fare, una vetrina delle migliori esperienze didattiche. Ci sarà quindi una rappresentazione di ciò che i ragazzi svolgono quotidianamente a scuola e vogliamo mostrarlo al territorio e soprattutto ai ragazzi della scuola media e alle famiglie dei ragazzi di 13-14 anni che in questi giorni saranno impegnati ad effettuare la scelta sull'indirizzo di studi della scuola secondaria. Dal 22 gennaio fino al 22 febbraio di quest'anno sono aperte le iscrizioni. Quindi l'iniziativa serve anche per promuovere la qualità dell'offerta formativa della nostra scuola. Che cosa faremo in questa serata? All'inizio il saluto mio del dirigente scolastico e le ragioni per cui scegliere il liceo Secusio di Caltagirone, sia il classico che il linguistico. Questo Poi nell'aula magna. nell'aula magna alle ore 18. Poi la presentazione del significato della notte nazionale del liceo classico da parte della professoressa Costa, un video sull'orientamento e questo è un primo momento che vivremo tutti insieme. Dopodiché la scuola verrà abitata in tutti i suoi luoghi e contemporaneamente e a rotazione, in maniera ciclica, si effettueranno vari tipi di spettacolo. Innanzitutto, un momento di attenzione alla cultura umanistica, quindi lettura di brani della letteratura greca, latina, ma anche brani di Dante. Il tema del laboratorio è Polifonia ed Eros nel mondo antico. Poi il salotto letterario con letture della nostra letteratura italiana, sia testi in prosa che poetici. Uno spazio dedicato alla visione di cortometraggi che sono costruiti dagli stessi ragazzi, quindi linguaggi attualissimi. Un momento dedicato al teatro e al musical in Aula Magna. Avremo la possibilità di assistere a delle rappresentazioni, teatro in lingua spagnola, in lingua inglese e in lingua francese. Nella nostra scuola c'è una forte tradizione teatrale e parteciperemo anche ad una rassegna internazionale del teatro francese e ad una provinciale del teatro spagnolo. I ragazzi poi hanno curato un momento molto simpatico, lo chiameremo le risate del Secusio, degli sketch comici sulle vicende quotidiane di Della vita scuola, scolastica. Non mancheranno quindi sarete presi a mira, professori, le imitazioni professori e dirigenti imitazioni, scolastici e così gli aneddoti simpatici che classico avvengono un po'. tra alunni e tra docenti. Un Ce n'è momento. qualcuno in particolare che è sottoposto ad una critica simpatica? I ragazzi Non si sono non svelati si sono ancora. svelati perché vogliono veramente regalarci questa Benissimo. sorpresa, soprattutto ai professori. Quindi top secret, non so Bene, nulla, è uno spazio veramente non facciamo gestito anticipazione. totalmente da loro, sarà una sorpresa simpatica. Poi il momento musicale, parole e musica dal mondo. Siamo un liceo linguistico, quindi largo spazio alla musica inglese, francese, tedesca e spagnola e anche alle poesie di questi paesi. Poi lo spazio dell'arte. La nostra scuola cura anche gli aspetti artistici. Abbiamo nel nostro curriculum la storia dell'arte, però non abbiamo attività di disegno, ma attraverso momenti altri, tra cui anche questo spazio, vogliamo dare la possibilità ai ragazzi che hanno un particolare talento artistico di potersi esprimere. Quindi un'estemporanea di pittura dove i ragazzi potranno esprimere al meglio le loro potenzialità. Il momento anche sportivo, mens sana in corpore sano, lo abbiamo chiamato così questo momento, ci saranno dei tornei di pallavolo, di calcio, di pallamano, di dodgeball, a cura dei professori di scienze motorie sportive.
Poi vogliamo aprire i nostri laboratori, L'area quindi scientifica un po' l'area per... scientifica e l'area multimediale, quindi i laboratori multimediali. Abbiamo ben quattro laboratori multimediali e linguistici e poi il nostro laboratorio di scienze, il laboratorio di fisica. I ragazzi potranno verificare le strumentazioni che abbiamo e fare anche degli esperimenti con la guida degli insegnanti. E poi il nostro preziosissimo museo di fisica con gli strumenti di fisica del 1848 che Emanuele Taranto Rosso regalò alla nostra scuola, faranno da guida a questo museo gli stessi studenti e la collezione di minerali e di fossili, anche questa molto preziosa, sempre frutto della donazione di Emanuele Taranto Rosso alla scuola. Chiuderemo in bellezza con un momento musicale con la Secusio Band. I nostri ragazzi settimanalmente si incontrano per suonare insieme, Un bel quindi livello di daremo. musicalità hanno raggiunto. Abbiamo avuto modo di vederli nel corso di iniziative durante il 150esimo e riescono ad animare una partecipazione notevole di studenti, di insegnanti e anche di pubblico, che applaude spesso, diciamolo. E poi il momento gastronomico. Abbiamo chiamato Assaporiamo in sette lingue. Giochiamo un po' sulle parole. In sette lingue perché daremo l'opportunità di assaggiare piatti della tradizione latina, greca, ma anche tedesca, inglese, francese e spagnola. Quindi una sintesi di quello che la scuola offre ai nostri ragazzi. Il liceo classico di Caltagirone, il liceo linguistico di Caltagirone è veramente una fucina di attività culturali. Oltre quelle della mattina, curricolari, ogni giorno la nostra scuola è aperta fino alle 18 del pomeriggio ed è bellissimo osservare i nostri ragazzi che liberamente scelgono all'inizio dell'anno le attività che vogliono intraprendere per poter arricchire e completare la loro formazione culturale, scegliendo le attività musicali, le attività sportive, approfondendo meglio le lingue sia quelle della cultura occidentale che di quella orientale, facendo corsi di fotografia, corsi di giornalismo, impegnandosi in attività teatrali, musicali e sportive. È veramente meraviglioso vedere come una scuola possa Un'officina. diventare un'officina di attività culturali, apprezzando e valorizzando i talenti dei ragazzi e utilizzando i nuovi mezzi anche della comunicazione sociale che sono consoni a quello che è l'esperienza giovanile. Quindi il Liceo Secusio rappresenta un centro propulsore di cultura per il nostro territorio in un momento storico, sociale, dove non vi sono più centri di animazione per i giovani. Io con rammarico vedo che nelle parrocchie, negli oratori, né altre associazioni culturali riescono ad agganciare i giovani. La nostra scuola riesce a farlo in maniera veramente entusiasmante, senza forzature, e i ragazzi volentieri rimangono a scuola anche nel pomeriggio. Allora, ricordiamo l'evento, la notte nazionale del liceo, venerdì 15 gennaio 2016, dalle ore 18 alle ore 24 presso il liceo Secusio di Caltagirone. Una serata importante, interessante, ricca e variegata, animata e partecipata soprattutto. Ringrazio per il loro contributo la dottoressa Concetta Mancuso, dirigente scolastico del Liceo Classico di Caltagirone Secusio, il professor Giacomo Mancuso, docente di latino e di greco, e la studentessa Concetta Fargetta del quinto anno del liceo. Grazie per essere intervenute e per il contributo offertoci. Un ringraziamento anche a voi che ci avete ascoltato. Si chiude la nostra serata e nuovamente vi invito a ricollegarvi per lunedì prossimo. Buonasera, buonasera a tutti.